penso che l'essenza della musica jazz mescolata con la musica ebraica sia proprio questa capacità di raccontare attraverso un linguaggio jazzistico la musica ebraica, le musiche ebraiche, che sono molte. Quindi c'è la musica klezmer, la musica ebraico-mediterranea, che è quella ebraico-spagnola. E il jazz ha la capacità di poter parlare anche di culture che sembrano lontane dal jazz, ma che invece attraverso il jazz possono arrivare anche a un pubblico più moderno. Na poziv talijanskog kulturnog centra u Zagreb je u siječnju došla zanimljiva skupina džezista koji se bave židovskom glazbom. Pietro Lussu na klaviru, Francesco Poeti na električnoj gitari, Marco Lodo na kontrabasu, Luca Caponi na bubnjevima i kao vođa sastava Gabriele Cohen na klarinetu priredili su neobičan koncert u kojem su publici ponudili iznenađujuće širok i raznovrstan izbor židovske glazbe. Nije riječ samo o posljednjim desetljećima vrlo popularne klecmer glazbe Aškenaza iz srednje i istočne Europe, koja je našla sigurno utočište u džezu, nego i sasvim drugačijoj tradiciji španjolskih sefarda, židovskoj glazbi s Mediterana, iz Italije i Afrike, ali i glazbi nastaloj spojem tradicije i modernog izraza, od roka u stilu Hendrixa do avangardnog izraza karakterističnog za njujoršku scenu i njezina glavnog promicatelja Johna Zorna. Cijeli je program izveden u povodu Dana sjećanja na židovska stradanja u Drugom svjetskom ratu, ali nikako nije bio sveden samo na tradiciju, nego upravo suprotno, jer korijeni drevne glazbe temelji su i nekih novih poznatih pjesama. Doista malo tko zna da je američki The Original Dixieland Jazz Band još prije 100 godina prvi miješao jazz sa židovskom glazbom. Ili da je plesna hit pjesma koju su izvodile 40. godina 20. stoljeća Andrew Sisters by Mia Bizdushan zapravo stari židovski napjev, baš kao jedan od najvećih hitova Joan Baez, Dona Dona, pjesma koja je postala gotovo himna studenata koji su sanjali o slobodi na američkim sveučilištima 60. i željeli zaustaviti rat u Vijetnamu. Gabriele Cohen i njegov sastav židovskoj glazbi pristupaju kao živoj materiji. Tako smo doživjeli njezinu širinu i čuli prepoznatljive tradicionalne stilove koje su nam ponudili u sasvim svježoj jazz obradi. Io vengo da una famiglia mista. Mio padre era ebreo, mia madre era cattolica. Quindi, diciamo, da un punto di vista religioso non ho scelto nessuna delle due cose, perché sono profondamente laico. Però poi con il tempo mi sono riavvicinato alla mia matrice ebraica, nel senso che chiamandomi Cohen, in qualche modo devi sempre relazionarti con questo mondo e scopri piano piano, crescendo, che è una ricchezza enorme. E quindi mi sono un po' riavvicinato culturalmente all'ebraismo, ho iniziato a studiare la musica ebraica, anche se la mia prima formazione è quella jazzistica. Però poi ho scoperto che era possibile mettere insieme il jazz con le musiche ebraiche. E quindi ho iniziato a mescolare questi due mondi e a scoprire un po' questo nuovo genere, in qualche modo, nuovo ma che esiste ormai da decenni, che io ho chiamato Jewish Jazz, jazz ebraico, perché in qualche modo è un jazz che però ha delle connessioni forti col repertorio musicale ebraico già dagli anni 20 e gli anni 30. E quindi è tutto un filone musicale che prende corpo dagli anni 20 più o meno, i primi esperimenti di Jewish Jazz sono degli anni 20, c'era in particolare la Original Dixieland Jazz Band, che era capitanata da Nick LaRocca, che fece un primo brano che si chiamava Lina from Palestina, che conteneva proprio delle melodie klezmer dentro. E poi questo filone continua fino ai giorni nostri, e uno dei personaggi fondamentali naturalmente è John Zorn, che ho avuto la fortuna, con cui ho la fortuna di lavorare, di sentirmi spesso. Lui veramente ha creato questo nuovo filone di nuova musica ebraica, New Jewish Music. Nel senso che comunque la musica ebraica è una musica che in qualche modo
parla dello spirito, è una musica molto spirituale, una sorta di soul music. E anche il jazz delle origini, ma in generale il linguaggio jazzistico, è qualcosa che parte molto dal profondo, è qualcosa di molto personale. E quindi io credo che i due mondi insieme possano convivere in modo efficace. E ci sono tantissimi musicisti che hanno dimostrato questa cosa. Naturalmente uno dei primi è stato George Gershwin, ma poi successivamente anche Benny Goodman, e fino ad arrivare poi al jazz degli anni 60, Shelly Main, tutto il cool jazz, per esempio molti protagonisti del cool jazz erano di origine ebraica o comunque conoscevano bene la musica ebraica, fino ad arrivare addirittura a Stan Getz. E i personaggi sono veramente tanti, anche la scena di oggi è molto molto articolata ed ha una presenza anche ebraica forte. Anche la nuova generazione di jazzisti israeliani, ad esempio a New York, è molto attiva e sono molto stimati. Non è facile, ma però questo diciamo in America veniva già fatto, se pensiamo ad esempio a Mickey Katz o ad altri. Cioè è già il klezmer nasce già con una unione anche di jazz e di musica che viene invece dall'Europa e da altre parti del mondo. Secondo me un po' di jazz è già contenuto dentro la musica klezmer anche più tradizionale. Molto stimolante per me questo tipo di musica, perché lascia molto spazio all'immaginazione per esprimersi, è molto interessante. Diciamo, è da una parte più vincolato quello che facciamo, è più strutturato, ma al tempo stesso è molto più. Ti dà la possibilità di esprimerti in maniera completa, secondo me. È abbastanza inusuale, però è interessante come si può sviluppare questa cosa. Diciamo, io tendo a pensare più a volte da come fossi un chitarrista che non un pianista, quindi a sviluppare anche dei fraseggi che normalmente non uso, o anche delle scale di tipo diverso che normalmente non uso in situazioni più jazzistiche. Qui ho la possibilità di usare delle scale magari arabe oppure un altro tipo di armonia. Tradition, sì, no, non è così importante per me, è importante conoscere la tradizione, ma è importante anche riuscire a andare oltre e a distruggerla, tra virgolette. Quindi questo è quello che proviamo a fare. Il mio ruolo in questa band è un po' quello di, per così dire, sporcarla, ovvero io apporterò delle sonorità un pochino più, diciamo, heavy su un tipo di musica che solitamente è abbastanza acustica, ha un suono abbastanza intimo o comunque anche legato alla danza, alla musica popolare, alla musica folk. Io forse porto un lato un pochino più, diciamo, metropolitano, o almeno ci provo, dentro questa musica, e cerco in qualche modo di colorarla sempre con rispetto, senza prevaricare gli altri, senza sovrastarli, però insomma sì, cerco di portarla in un certo senso da un'altra parte. Caso anche nel jazz, piuttosto che ascoltare i chitarristi, io tendo a ascoltare di più i sassofonisti o magari i pianisti. In questo caso chiaramente la mia voce potrebbe essere quella di un ulteriore strumento a fiato oltre il clarinetto, ecco, quindi non penso molto da chitarrista,
Da chitarrista penso nel senso, immagino di essere un chitarrista rock, ma siccome io non vengo in realtà dal rock, è il chitarrista rock che immagino che sia, ma un po' lo invento, non è proprio una cosa molto definita. E comunque, diciamo, cerco di suonare un po' tipo uno strumento a fiato, ci provo. Ho iniziato a studiare jazz con il sassofono, in particolare nei primi tempi suonavo il sax alto, quindi in particolare seguivo molto la musica di Charlie Parker. Poi piano piano ho scoperto il mondo di John Coltrane, il jazz modale, e allora ho anche cambiato strumenti. Ho iniziato a studiare molto il sassofono soprano e il sax tenore, perché sono più vicini a questa realtà di jazz modale, di jazz contemporaneo. Successivamente poi ho preso anche il clarinetto e ho iniziato a studiare la musica ebraica. Perché è uno strumento che attraversa tante culture musicali. Tu con il clarinetto puoi suonare Mozart, puoi suonare la musica balcanica, puoi suonare la musica klezmer, la musica greca, anche la musica brasiliana, spesso hai il clarinetto, la musica cubana, e il jazz delle origini, però è anche molto diffuso nella musica contemporanea, quindi è uno strumento trasversale con cui puoi attraversare tantissimi mondi musicali. E naturalmente il klezmer era un po' il re degli strumenti. Nel klezmer sono stati il clarinetto e il violino, quindi sono due strumenti molto vicini alla tradizione ebraica, e quindi sono comunque contento di poter esprimere il mio mondo musicale jazz e anche un po' più moderno rispetto alla musica tradizionale con il clarinetto. La tradizione per me è importante perché comunque dà le basi, come in qualsiasi linguaggio, anche parlato, è come se fosse la grammatica di base. Poi uno può esprimere dei concetti più evoluti, più moderni, più anche mescolare i linguaggi, però se non c'è una grammatica di base tradizionale, diciamo, uno non può costruire una frase bella e diciamo sofisticata, magari elegante, se non ha la grammatica di base della tradizione. La musica klezmer, diciamo, si sente di più l'estrazione della musica popolare, quindi diciamo le armonie sono più semplici. Quindi diciamo c'è la similitudine col jazz, io trovo una similitudine col jazz tradizionale, col Dixieland, è naturalmente molto diverso dal jazz più moderno, a partire dallo swing, dal bebop, tutta l'evoluzione cambia molto, più che nel ritmo, diciamo, la differenza io la noto nelle armonie e nelle strutture dei brani. Questa matrice popolare naturalmente la trovo di più nel jazz proprio degli anni 20, ecco, quando si sentiva proprio l'estrazione popolare. È importante a volte a livello musicale, funzionale, per i cambi di tempo, per differenti cambi nelle differenti... per esempio c'è molto, a volte ci sono degli accelerando, dei decelerando, questo fa parte della tradizione per esempio balcanica, e questa è una cosa che compete al batterista per forza. Altre volte ci sono molte differenze nei brani, nelle sezioni, a livello dinamico, a livello di atteggiamento, di idea, e questo anche deve essere reso molto dalle percussioni. È complicato sulla batteria, perché diciamo la batteria deve rifarsi un po' anche all'idea delle percussioni, quindi c'è bisogno di suonare con diversi battenti, utilizzare le mani a volte,
utilizzare dei suoni particolari che non sono quelli della batteria jazz tradizionale. Il modo di combinare queste differenti tradizioni non è facile perché non hai riferimenti a cui ispirarti. Se tu suoni jazz, tu puoi ispirarti a Elvin Jones, tu puoi amare il suono di Tony Williams, tu hai una tradizione, hai i giganti, no? E se fai musica che non ha un percorso prima ben definito, devi creare, inventare. Quindi la difficoltà è tenere il giusto margine tra le influenze del jazz, che possono essere disparate, dall'afrocubano all'africano, eccetera, e rispetto invece a questi ritmi che sono comunque tutt'altra cosa, sono europei, centroeuropei, nordeuropei, est-europei, quindi sono completamente diversi. Bisogna trovare una giusta combinazione, questo è un po' la magia. Ritmi dispari nella cultura klezmer centroeuropea si possono riscontrare provenienti da varie culture, per esempio da tutta la parte est rispetto all'Italia, quindi abbiamo ritmi che possono essere anche di queste zone. Noi abbiamo suonato nel primo CD che abbiamo fatto un brano che era Ganchino Oro, con ritmi in 11. Abbiamo suonato pezzi turchi, Karsi Lama, pezzi che hanno provenienze egiziane, medio orientali, e sono molto spesso ritmi in 9, in 11, però combinati con gruppi differenti rispetto alla tradizione classica. Per esempio abbiamo 9 non combinato con 3 gruppi di 3, ma combinati con combinazioni di ritmiche di 3, di piedi di 3 e di 2, e così come Ganchino Oro, che ha la parte dispari 3-3 al centro, alla parte in 2. Sono molto differenti dalla tradizione sia italiana, per esempio, sia classica, occidentale, eurocentrica, diciamo, della musica colta. Quindi abbiamo molte influenze che vengono da... Poi c'è anche la parte, che non è klezmer, è sefardita, che viene invece dai ritmi arabi e quindi ha tutta un'altra di storia, ma anche lì ci sono ritmi odd times, insomma ritmi dispari. Per me John Zorn è stato un personaggio fondamentale, anzitutto da un punto di vista di formazione della mia capacità di rapportare la musica ebraica al jazz. Per me è stato sempre un punto di riferimento già dai primi anni 90, perché negli anni 90 lui ha iniziato il suo percorso con Masada e io ero uno studente, suonavo ancora da poco questo tipo di crossover. Poi con il tempo addirittura ho avuto la possibilità di incontrarlo a New York e di incidere 2 CD per la sua etichetta, la Zadig Records. Uno nel 2010 che si chiamava Awakening e un altro nel 2013 che si chiamava Yiddish Melodies in Jazz. Quindi ho sentito molto la sua vicinanza, la sua capacità di essere un produttore molto costruttivo per me. Abbiamo lavorato molto insieme alla definizione di questi due lavori, lui li ha molto apprezzati e li ha voluti pubblicare. Racconto sempre questa storia perché è divertente. Nel 2009 ho fatto un viaggio con la mia famiglia, con mia moglie, a New York, e in un locale, nel locale che dirigeva John Zorn, The Stone, lui suonava quella sera,
e io, come succede spesso a noi musicisti, avevo il mio CD infilato nella giacca, e tra un set e l'altro sono andato a dargli il mio CD, però non avevo grandi speranze, perché siamo abituati a dare dischi in giro ma inutilmente spesso. Invece lui mi ha voluto chiamare il giorno dopo dicendo che era entusiasta e che voleva produrre la nostra musica, e quindi io sono tornato in Italia con un contratto discografico per $5,000. Per me Johnzorn è importante perché diciamo, è l'esponente prima di tutto principale di un rinnovamento di questa musica ebraica, che ha una tradizione ebraica, e poi proprio perché ha utilizzato anche spesso dei musicisti, diciamo, che non fanno questo tipo di musica, quindi sono dei jazzisti che vengono utilizzati per questo tipo di musica. È un po' quello che proviamo a fare noi, diciamo, non tutti hanno la stessa. Le radici di Gabriele, ma cerchiamo di unire delle influenze diverse nel suonare questo tipo di repertorio. Johnzorn è molto importante perché è in qualche modo il mentore di Gabriele, è stato quello che ha realizzato questa riscoperta della musica klezmer portata in un mondo, in una dimensione più moderna come quella del jazz, come quella newyorkese, americana, ma legata poi anche a tante altre culture, perché lui collabora con musicisti provenienti da tanti posti differenti del mondo, il suo percussionista Ciro Battista, che noi abbiamo visto suonare, li abbiamo visti suonare insieme quando siamo andati a New York, perché abbiamo assistito a un grande evento legato alla Zadig al Lincoln Center, dove suonavano tutti i gruppi prodotti dalla Zadig, alcuni dei gruppi, insomma, e c'erano tutti i musicisti di Johnzorn. È molto importante perché ha portato quel repertorio in una dimensione sconosciuta, quella del jazz, quella della musica più moderna, che, dove nessuno conosceva quel tipo di produzione, di cultura, che invece ha delle cose straordinarie dentro. La cosa più importante naturalmente è conoscere la tradizione ebraica e la tradizione della musica klezmer, perché altrimenti non si riesce poi a reinventare qualcosa che non conosci. Prima la devi conoscere, approfondire, per cui insomma tutti noi ci siamo sempre dedicati anche allo studio dei grandi maestri del passato. Ad esempio sul clarinetto ci sono stati dei grandi solisti, Dave Tarras, Naftule Brandwine, che ci hanno insegnato proprio la tradizione del clarinetto klezmer. Naturalmente, avendo io una sensibilità jazzistica, mi piace poi andare avanti, per cui non mi fermo al suono degli anni 20, no? Sennò diventa soltanto un'operazione di facciata. Cerco di proporre un suono anche clarinettistico che sia più vicino a noi. Ad esempio, adoro Don Byron, che poi è stato uno dei grandi musicisti che ha voluto ripercorrere la musica ebraica, la musica klezmer, attraverso la figura di Mickey Katz. E quindi è stato molto bello per me poter ripartire da dove era arrivato Don Byron. La musica jazz che suono di solito, diciamo, io suono soprattutto musica jazz tradizionale, hard bop, quindi è molto diversa da questa musica che suoniamo con Gabriele, però mi è sempre piaciuto spaziare tra i vari generi, trovo riduttivo
che uno, che una persona musicista suoni solamente uno stile. Credo che sia naturalmente stimolante spaziare tra i vari generi. Quindi c'è stata una evoluzione che, secondo me, quando un gruppo dura tanti anni, deve essere naturalmente, ci deve essere un'evoluzione, perché sennò non si va da nessuna parte. E la cosa che mi piace di più è tutti, più di 20 anni che suoniamo assieme, sempre con diversi gruppi, sempre l'affiatamento e l'amicizia che c'è tra di noi, che è una cosa fondamentale in un gruppo, in una squadra, in qualsiasi squadra. Ci deve essere amicizia e affiatamento perché la cosa funzioni e che duri nel tempo. La comunicazione è abbastanza importante. Ci sono delle strutture che sono piuttosto chiuse, per la verità, un po' come capita negli standard del jazz. Però è diverso, perché l'armonia, sebbene anche negli standard non sia un'armonia, non è indemit, è comunque un'armonia non ipercomplessa, ma comunque diciamo è un pochino più complessa. Queste sono armonie piuttosto semplici, ed è proprio difficile, per assurdo, non sempre ciò che è più semplice poi è più semplice anche da suonare, se devi improvvisare, se devi comunicare, se devi anche dire qualcosa di diverso, no? Dire un po' le cose a modo tuo. E quindi, stando in queste strutture che sono piuttosto chiuse e povere, non in senso negativo, però è una musica, diciamo, popolare, quindi relativamente povera armonicamente, e cercare comunque dentro queste strutture di comunicare ugualmente, quindi di trovare uno spazio, di trovare un ascolto senza stravolgere troppo, senza calpestare gli altri, ma anzi, insomma, dando qualcosa in più. Se poi si stravolge, magari si stravolge tutti insieme, però si deve essere un po' in qualche modo d'accordo, anche senza dirselo. Mi piace suonare con Gabriele e con gli altri, perché c'è qualcosa di molto innovativo, molto sperimentale, perché ogni CD che abbiamo realizzato è stato un percorso, un viaggio diverso. Sempre siamo partiti dal primo CD, e non eravamo troppo legati alla cultura ebraica, si chiamava Atlante Sonoro. Era Phonic Atlas, qualcosa che comprendeva varie influenze provenienti da varie parti del mondo. Quello è stato il primo CD. Nel secondo abbiamo cominciato un po' ad andare più verso la cultura klezmer, e poi abbiamo realizzato dei dischi proprio molto vicini alla cultura klezmer, con la produzione di John Zorn, eccetera. E quindi è stata sempre una sperimentazione continua, molto differente da lavoro a lavoro, da repertorio a repertorio. C'è sempre un'idea guida in ogni CD. È importante cambiare e riscoprire la musica, scusate, è importante scoprire la musica tradizionale, perché è quello che è sempre successo nel mondo della musica.
Anche in altri progetti in cui io collaboro, collaboro io con un'altra band in cui si lavora sulla la riscoperta del repertorio classico, centrato però sul tema dell'improvvisazione, perché questo era quello che succedeva, è sempre successo nella cultura musicale, anche di tanti secoli fa. Anche nel barocco, anche nella musica classica, c'era l'utilizzo di melodie popolari, c'era l'utilizzo di musiche che venivano da altre culture. E uno dei miei musicisti preferiti è Bartok, che ha fatto un lavoro di etnomusicografia importantissimo, girando partito dall'Ungheria, volendo dimostrare che c'era una cultura musicale ungherese, e poi si è ritrovato ad arrivare in Turchia, in Tunisia, nelle oasi, trovando le stesse musiche, le stesse melodie, capendo che non esiste poi l'identità. L'identità musicale, la musica è qualcosa di completamente trasversale, che ha sempre, i musicisti hanno sempre attraversato gli imperi, gli stati, i confini, hanno portato la musica. E quello che oggi noi sentiamo come appartenente, per esempio, a klezmer, ha a sua volta talmente tanti trascorsi e influenze che è veramente, insomma, appartiene a tutti, credo. Quindi è importante riscoprirlo, è importante cambiare, perché la cristallizzazione della cultura, della musica, non è interessante, secondo me. Io credo che New York rappresenti veramente il centro di questa rinascita della musica ebraica. È anche un discorso culturale, numerico, nel senso che comunque c'è una comunità ebraica molto estesa a New York, e questa musica comunque non si limita naturalmente a un pubblico ebraico, però allo stesso tempo è un elemento, diciamo, anche di numeri che dobbiamo considerare, nel senso che New York è il più grande insediamento ebraico dopo Israele, in qualche modo. E quindi c'è una grande tradizione anche di musicisti ebrei, e dell'incontro tra il jazz e la musica ebraica a New York è avvenuto in modo del tutto naturale già dal 1920. Naturalmente anche in altre città ci sono delle situazioni interessanti dal punto di vista di questo Jewish jazz. Anche in Europa, diciamo, Parigi sicuramente rappresenta una città con vari gruppi che lavorano su questa linea. Naturalmente anche in Germania ci sono comunque gruppi che, approfittando del tema della memoria e del recupero della musica ebraica, si sono dedicati all'incontro tra jazz e musiche ebraiche. Anche in Italia siamo almeno 5-6 gruppi che lavorano ormai da anni su questo materiale, e quindi devo dire che ormai c'è, anche a livello mondiale, c'è una certa vivacità. Anche nei paesi scandinavi riesci a trovare gruppi che lavorano un po' tutti quanti sulla strada che John Zorn ci ha insegnato, quindi l'idea di proporre una nuova musica ebraica in chiave jazzistica. Interessante notare, si può proprio fare un parallelo, un po' come la tradizione klezmer per noi jazzisti, diciamo, comunque che ci occupiamo di musica ebraica, è un po' simile a quello che è stato il blues per il jazz afroamericano. Quindi è la conoscenza veramente della tradizione, e che però poi va portata verso la contemporaneità.